Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Questo oggetto è la rappresentazione di una turboventola, detta anche turbofan, ovvero un tipo di motore a reazione che abbiamo stampato con tecnologia di stampa 3D, ovviamente MJF, utilizzando come materiale il nylon PA12. In questo video, dopo una breve spiegazione del funzionamento di questo motore, vi voglio mostrare come è avvenuto sia l'assemblaggio dei vari pezzi per la costruzione e ancor prima da dove abbiamo scaricato in maniera totalmente gratuita e sottolineiamolo legale il file STL per procedere alla stampa. Ma prima di partire, come sempre, vi invito a metterci un like se questo tipo di video vi è utile e vi piace, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video. Siete pronti? Partiamo! La turboventola è un tipo di motore a reazione che viene utilizzato nella maggior parte degli aerei di linea. Per muovere l'aereo, questo motore aspira l'aria e la fa uscire con forza dal retro, dopo che questa ha attraversato la turboventola tramite due flussi. Uno centrale, nel quale l'aria viene riscaldata tramite il movimento delle ventole più piccole, ed uno periferico, in cui l'aria attraversa la ventola più grande e rimane fredda. Nel flusso centrale l'aria viene riscaldata tramite compressione, perché questa viene fatta passare attraverso delle ventole sempre più piccole, che la fanno arrivare alla temperatura di circa 450 gradi. Successivamente l'aria arriva alla camera di combustione dove, entrando in contatto con il carburante, fa schizzare la temperatura a circa 1700 gradi, creando così l'energia necessaria a far fuoriuscire l'aria con forza dalla turbina e a mettere in rotazione l'albero centrale collegato alla ventola nella parte anteriore del motore, dalla quale entra poi il flusso d'aria freddo e periferico. Dopo questa breve e semplicissima spiegazione, passiamo alla parte di ricerca e download del file STL per la stampa. Prima di tutto siamo andati su thingiverse.com, uno tra i più popolari siti di condivisione e download di file per la stampa 3D. Di questo sito, tra l'altro, ne abbiamo già parlato in un precedente video, ti lascio il link qui sopra o dovunque esso appaia. Una volta entrati sul sito, abbiamo digitato la parola turbofan nel campo di ricerca e abbiamo selezionato il progetto che più ci interessava. Nella pagina, oltre ai classici bottoni per il download dei file, abbiamo anche altre utili informazioni, come ad esempio commenti e immagini di altri utenti che hanno già stampato questo file, o anche versione del file modificato da altri. Una volta scaricati i file, non c'è restato che mettere in stampa e aspettare. A few moments later. Ecco come appare la nostra turboventola prima ancora di essere montata. E adesso vediamo come avviene il processo di assemblaggio con l'aiuto del nostro tecnico Luca. Bene, questo appunto è il risultato finale e per oggi è davvero tutto. Spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia intrattenuto. Fateci sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete provato a stampare questo pezzo. Qui sotto in descrizione, infatti, ci sono tutti i link per scaricare lo stesso file di questo progetto. Ciao a tutti e buona stampa 3D!